Samuel era un uomo disilluso dalla vita. Aveva 45 anni e viveva a Roma. Aveva lavorato per 20 anni come impiegato in una banca, ma era stato licenziato a causa della crisi economica. La moglie, con cui era sposato da 15 anni, lo aveva lasciato per un altro uomo, portandosi via i due figli, Vincenzo e Michela, di 12 e 10 anni. Samuele non aveva più contatti con loro, né con i suoi genitori, che lo avevano sempre criticato e svalutato. Si sentiva solo, inutile, senza speranza. Non aveva amici, né hobby, né interessi. Passava le sue giornate a bere, a fumare, a guardare la televisione. Non pregava mai, non andava in chiesa, non credeva in Dio. Prima di continuare il racconto, vi chiediamo una gentilezza, quella di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. E non dimenticate di condividere il video con i vostri amici. Un giorno, mentre faceva zapping sul telecomando, vide un servizio su Međugorje, un piccolo paese della Bosnia Erzegovina dove sei veggenti affermavano di ricevere da oltre 40 anni le apparizioni della Madonna. Samuele rimase colpito dalle testimonianze di fede, di guarigione, di conversione di migliaia di pellegrini che si recavano lì ogni anno. Sentì una voce dentro di sé che gli diceva, «Vai a Međugorje, lì troverai la pace». Samuele decise di seguire quell'impulso e prenotò un viaggio organizzato per Međugorje. Partì con il cuore pieno di dubbi, ma anche di curiosità. Arrivato sul posto, si unì al gruppo di pellegrini guidato da Don Giuseppe, un sacerdote simpatico e cordiale che li accompagnava nei luoghi delle apparizioni, la chiesa parrocchiale di San Giacomo, il Monte Podbrdo dove la Madonna apparve per la prima volta il 24 giugno 1981, il Monte Križevac dove si erge una grande croce bianca. Samuele ascoltava le preghiere, i canti, le meditazioni che scandivano il cammino. Vedeva i volti sereni, gioiosi, commossi dei suoi compagni di viaggio. Si sentiva fuori posto, non riusciva a entrare in sintonia con quell'atmosfera. Una sera, dopo aver assistito alla messa serale nella chiesa gremita di fedeli provenienti da tutto il mondo, Samuele decise di fare una passeggiata da solo per le strade di Međugorje. Voleva riflettere sulla sua vita, sul senso del suo viaggio, sul motivo per cui era lì. Mentre camminava, si accorse che stava per iniziare l'apparizione della Madonna ai veggenti nella Cappella delle Apparizioni vicino alla chiesa. Si avvicinò incuriosito e vide una folla silenziosa e raccolta che pregava il rosario in attesa del momento fatidico. Samuele si fermò a osservare da lontano. Non credeva a quelle storie di apparizioni, pensava fossero solo suggestioni o inganni. Ma improvvisamente sentì qualcosa cambiare nell'aria. Un'onda di calore lo avvolse, una luce intensa lo abbagliò, una voce dolce e materna gli parlò al cuore, «Figlio mio, sono qui per te. Ti amo e ti voglio bene. Non disperare, non sei solo». Io sono la tua madre e ti voglio aiutare. Segui il mio figlio Gesù, lui è la via, la verità e la vita. Lui ti darà la forza, la gioia e la speranza che cerchi. Lui ti perdonerà i tuoi peccati e ti farà rinascere a una vita nuova. Lui ti aspetta nel sacramento dell'Eucaristia e della confessione. Lui ti parla nella sua parola e nei tuoi fratelli. Lui ti chiama a essere suo testimone nel mondo. Lui ti ama più di quanto tu possa immaginare. Samuele rimase senza fiato. Non capiva cosa stesse succedendo. Era forse impazzito? O era davvero la Madonna che gli parlava? Si sentì sopraffatto da un'emozione mai provata prima. Le lacrime gli rigarono il viso. Il suo cuore si aprì a quella voce che lo chiamava per nome. Rispose con un sussurro, «Madre mia, sono qui. Ti ascolto e ti seguo.
Aiutami a credere, a sperare, ad amare. Grazie per il tuo amore. Samuele si accorse che l'apparizione era finita. La folla si sciolse in applausi e canti di ringraziamento. I veggenti uscirono dalla cappella e raccontarono il messaggio della Madonna, un invito alla preghiera, al digiuno, alla conversione, alla pace. Samuele si avvicinò a uno di loro, Ivan, e gli chiese se poteva parlargli. Ivan lo accolse con un sorriso e lo ascoltò attentamente. Samuele gli raccontò la sua esperienza, il suo dialogo con la Madonna, il suo cambiamento di cuore. Ivan lo abbracciò e gli disse: «Fratello mio, sei stato benedetto dalla Madonna. Lei ti ha scelto tra tanti per farti sentire il suo amore. Lei ti ha dato una grazia speciale che devi custodire e far fruttificare. Lei ti ha affidato una missione, essere suo apostolo nel mondo. Non aver paura, lei ti guiderà e ti proteggerà sempre». Samuele sentì una gioia inesprimibile nel suo cuore. Ringraziò Ivan e la Madonna per il dono ricevuto. Tornò al suo albergo con una luce nuova negli occhi e una speranza nuova nell'anima. Il giorno dopo partecipò con fervore alle celebrazioni eucaristiche, si confessò con Don Giuseppe, ricevette la comunione con devozione, pregò con fede, cantò con allegria, condivise con i suoi compagni di viaggio la sua testimonianza. Si sentiva rinato, trasformato, salvato. Samuele tornò a casa con il desiderio di cambiare la sua vita. Chiamò i suoi figli e li invitò a passare un weekend con lui. Chiamò la sua ex moglie e le chiese scusa per i suoi errori. Chiamò i suoi genitori e li ringraziò per avergli dato la vita. Cercò un lavoro dignitoso e lo trovò in un'associazione che aiutava i senza tetto. Si iscrisse a un gruppo di preghiera nella sua parrocchia e partecipò regolarmente alla messa domenicale. Si impegnò a servire i suoi fratelli più bisognosi e a testimoniare il suo amore per Dio e per la Madonna. Medjugorje era stata per lui una tappa decisiva nel suo cammino di fede. La Madonna gli aveva detto come essere salvato dalla disperazione, affidarsi a lei e al suo figlio Gesù. Cari amici, questo è il termine del nostro video di oggi. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere sulla storia di Samuele, un uomo che ha trovato la salvezza a Medjugorje grazie alla Madonna. Se anche voi avete vissuto o volete vivere un'esperienza simile, scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video, dove vi racconterò un'altra storia incredibile di fede e di grazia. Che Dio vi benedica e vi protegga sempre. Ciao!